Too hard to sleep. I got the sheets on the floor. Nothing on me. 2015, la Fiera dell'ortofrutta ha giunta la sua 32esima edizione, quest'anno viene ospitata all'interno della Fiera di Rimini. Ovviamente presenti le eccellenze siciliane e siamo qui tutti insieme con i nostri ospiti che adesso andremo a presentare singolarmente proprio per parlare della valorizzazione dei prodotti locali, presidenti dei consorsi di tutela. Direi di iniziare subito dando la parola a Saro Sallemi, che è il coordinatore della collettiva Sicilia presente al MacFruit 2015. Il McFruit 2015 si svolge in una location nuova, questa di Rimini, che effettivamente sta dando eh, bei risultati di presenza di persone. Quest'anno, per, la, per la, la quarta edizione, diciamo, per quanto riguarda la presenza delle eccellenze siciliane, eh, abbiamo dato un forte impulso alla presenza appunto, delle aziende agricole. Pre eh, prevalentemente sono aziende agricole del settore ottofrutticolo, ma ci sono i consorzi di tutela e anche altre aziende di prodotti e di mezzi tecnici. Bene, direi di continuare, proseguiamo con eh, l'intervento eh, di Sebastiano Fortunato eh, che si occupa di pomodori di Pachino IGP, la sua esperienza. Sì, questa esperienza è un'esperienza positiva soprattutto per un prodotto di filiera come il nostro. Il consorzio è impegnato a tutelare. E promuovere il prodotto in tutto il mondo questa è un'occasione importante dove esportiamo non solo il pomodoro di paghino ma diamo il messaggio di essere uniti come Sicilia la nostra prossima missione sarà a metà mese all'Expo e poi successivamente a Berlino quindi far capire al consumatore l'importanza di un prodotto tutelato e garantito da una filiera che produce sicuramente rispettando un disciplinare molto severo per noi la missione che vogliamo portare avanti. E continuando a parlare delle eccellenze passiamo adesso la parola al, a Giuseppe Libretti che è responsabile commerciale del gruppo Libretti che si occupa di pomodorini e conserve. Una presenza importante qui a Macfruit 2015. Eh, sì, una presenza importante. Quest'anno si svolge... In una location ancora più bella, secondo me, una location nuova Rimini, e quindi abbiamo voluto partecipare fortemente grazie all'input del Dottore Sallemi che ha davvero organizzato questa manifestazione in modo eccellente. E noi siamo qui presenti quest'anno a proporre i nostri prodotti eh, che partono naturalmente da, dal fresco, quindi il pomodorino ciliegino, il pomodorino datterino della zona di Vittoria e abbiamo proposto anche da tre anni proponiamo anche delle eccellenze sul trasformato perché quest'anno proponiamo delle novità in assoluto che sono le nostre confetture di datterino e le nostre confetture di ciliegino, oltre alla nostra classica salsa che, che proponiamo. Il MacFruit sì, è una fiera quest'anno importante, eh, ci sono presenze importanti, quindi essere presenti eh, per, eh, per il nostro territorio è davvero fondamentale. Presente, ovviamente, a MacFruit 2015 anche Salvatore Rapisarda che rappresenta il Fico d'India e il Ciliegia Dop dell'Etna. Sì, naturalmente non potevano mancare, eh, soprattutto in una logica di paniere di prodotti della Sicilia che rappresenta appunto le eccellenze nel settore ortofrutticolo eh, dei prodotti siciliani, sono un po' l'orgoglio eh, della nostra terra e siamo ambasciatori del gusto in questa fiera che per la prima volta svolgendosi a Rimini eh, cerchiamo di capire eh, qual è il livello di gradimento anche nel, nel, in questo spostamento di sede da Cesena a Rimini. Eh, naturalmente assieme agli altri presidenti dei consorsi di tutela eh, oggi mostriamo a una platea un po' più ampia rispetto a quella che c'era fino a qualche anno fa a Cesena e ci auguriamo che per il prossimo anno eh, si possa consolidare un risultato, una Maggiore eh, presenza all'interno di, di questa fiera, che possa diventare di livello internazionale e in qualche modo eh, portarsi al livello della Fruit logistica di Berlino, perché l'Italia certamente merita, essendo il primo produttore mondiale nel settore dell'ortofrutta, soprattutto per la gamma delle eccellenze, e la Sicilia, in questo scenario, certamente è in assoluto la prima regione, assieme all'Emilia Romagna che ha invece una grande capacità competitiva sul piano della commercializzazione e questo binomio Sicilia-Emilia-Romagna noi siamo convinti che farà bene al settore, farà bene all'eccellenza dei prodotti DOP e IGP della Sicilia. E parlando sempre di valorizzazione dei prodotti locali, un'importanza eh, un sicuramente sostanziale c'è anche la consulenza agraria. A tal proposito tra i nostri ospiti abbiamo Giovanni Polizzi di Promoter Group. Salve. Noi ci occupiamo di, di consulenza agroalimentare, di sistemi qualità, di, di certificazione di filiere e di controllo di tutta la filiera. Secondo noi, gli eventi come questi vanno seguiti, valorizzati, implementati e soprattutto vanno assistiti quelle che sono le aziende sulle moderne tecniche di controllo che la grande distribuzione sempre più richiede, che il consumatore sta ulteriormente valorizzando perché ormai c'è un'etica al consumo, quindi c'è un consumo solidale, c'è un consumo equo e c'è un consumo qualitativo più che visivo, quindi si cercano dei prodotti che abbiano delle caratteristiche organolettiche ottimali ma che abbiano un contenuto di residui molto basso e un sistema di garanzia per la tutela del consumatore elevato. Il nostro compito è stato questo negli ultimi 12-13 anni, anni, quindi cerchiamo di assistere le aziende sempre... Con maggior grind e con maggior spinta in questa direzione. Ci accorgiamo oggi che, ieri, è venuto per esempio un gruppo distributivo che ci ha chiesto un nuovo sistema di certificazione, ancora non presente, ma che richiedono alcuni mercati americani. Quindi, se si vogliono eh, per non perdere delle opportunità di conquista di nuovi mercati, anche noi siamo costretti ad aggiornarci e a trasferire questa innovazione alle imprese agroalimentari del settore. E abbiamo parlato dell'importanza, della centralità, del ruolo del Fico d'India qui a MacFruit 2015, a tal proposito adesso sentiamo Carmelo Varzana che è il vicepresidente di Italia Ortofrutta, che tipo di riscontro abbiamo per quanto riguarda la valorizzazione e la riscoperta di questo frutto eccellente siciliano? Grazie, e noi come Unione abbiamo sempre sostenuto tutte le attività di valorizzazione su tutto il territorio nazionale, in particolare in Sicilia. Convengo con, che, con gli amici che mi hanno preceduto che questa è la strada giusta per valorizzare i prodotti dell'eccellenza siciliana. L'ultimo nato, o uno degli ultimi nati, quello del Fico d'India, quando l'Euragrumi e il suo presidente del Rabisarda hanno promosso questa iniziativa, noi ci abbiamo l'abbiamo sostenuta e è andata a buon fine, abbiamo il comitato di tutela, abbiamo soprattutto gli operatori che hanno, non solo del, del FICOINDE ma anche gli altri operatori degli altri gli GP e degli altri doppi hanno innovato, sia, hanno fatto innovazione di processo e di prodotto, credo che sia questa la strada giusta, la migliore strada per valorizzare le nostre eccellenze e credo che siamo sulla strada giusta e credo che il futuro sarà positivo. E nel ringraziare tutti gli ospiti che sono stati qui con noi oggi, eh, direi di far fare le conclusioni all'organizzatore di questo evento così importante. Praticamente possiamo dire che siamo soddisfatti. Oggi sarà la giornata centrale delle visite dei visitatori. E, mh, le prospettive sono molto buone perché, con il direttore e il presidente. Ci siamo dati appuntamento per, le due, per, per nuove iniziative che porteranno al MacFruit 2016. Sulla falsa riga della loro organizzazione tra il MacFruit e, e la Fiera di Spagna, che si svolgerà a fine mese, noi faremo un piccolo simposio eh, nel nostro territorio siciliano per rafforzare per i prossimi anni le presenze delle aziende agricole. Ringrazio ancora una volta tutte le aziende presenti a questa edizione e speriamo un altro anno di essere in una presenza più massiccia. E quale modo migliore di concludere questo nostro incontro con il quale abbiamo parlato delle eccellenze siciliane e abbiamo parlato in modo particolare del fico d'India dell'Etna se non proprio con un brindisi, con un centrifugato di fico d'India che ha il colore del pomodoro? Buon fico